verso la stagione 2013-2014 con un noto attaccante del nostro calcio dilettantistico, Cristian Pecci. Cristian, allora, prossima destinazione sarà Bolsena, squadra di promozione. In primis, auguri per il tuo fresco matrimonio. Intanto saluto a tutti, grazie degli auguri. E sì, ho firmato ieri a Bolsena, speriamo di fare un campionato all'altezza della situazione. Ritrovo mister Valentini e questo mi fa enorme piacere, professionista, non c'è bisogno di certo di presentazioni. E facciamo un campionato tranquillo, una salvezza prima possibile, il primo obiettivo, poi vediamo di mano in mano quello che scappa fuori. Ecco, calcio mercato alle prese con tutti i problemi economici che sappiamo, difficoltà in ogni dove, però tu eri, diciamo, sempre uno dei pezzettini prelibati, no? Hai trovato una collocazione degna, insomma, di quello che è il tuo valore. Guarda, fortunatamente l'altro anno ho fatto bene. Purtroppo la punta, se non fai gol, non la chiamano. L'altro anno invece è andato molto bene, mi sono messo d'accordo subito col Bolsena dopo 10 giorni dalla fine del campionato e sono contento che è arrivato Valentini. Già conosco qualcuno tipo Pellegrini, Giusti, stanno facendo una bella squadra. Secondo me il campionato di promozione anche quest'anno sarà molto duro, perché vedo squadre attrezzate tipo Ronciglione, anche squadre di Roma che stanno facendo buoni acquisti. Il campionato è lungo, vediamo. Saresti rimasta Ischia col senno del poi, considerando che comunque hanno cercato disperatamente una punta e poi in quest'ora hanno risolto con Trifelli? Guarda, con a Ischia sono rimasto in buonissimi rapporti, io cercavo di rimanere in categoria. Forse se rimanevano in promozione sicuramente sarei rimasto, e gli faccio un enorme in bocca al lupo perché se lo meritano tutto. E allora, anche a te la domanda che facciamo un po' a tutti, un pensiero su questa venuta della famiglia Camilli a Viterbo, prospettive per il calcio del capoluogo, secondo te quanto un loro eventuale, diciamo, progetto a lungo termine, quanto può essere importante per il nostro calcio? Ma secondo me è stata una manna dal cielo, diciamo, perché è una famiglia che ha raggiunto sempre gli obiettivi e vincere non è mai facile, lo vediamo con la Castrense e quello che hanno fatto. E con il Grosseto hanno fatto altrettanto, hanno sempre vinto, quindi è una famiglia che ha una grande reputazione, grande rispetto da parte di tutti, quindi penso che è proprio la cosa migliore che potevano volere a Viterbo. Quello che ci voleva. Certo. Ritorni a Bolsena, un ritorno il tuo. Ricordiamo, sì, quando c'eri stato, con chi e che esperienza. La società non era la stessa, prima il presidente era Moscini, ora è Finocchiaro. E non vedo l'ora di conoscerlo perché ancora non l'ho conosciuto. L'altro anno hanno fatto un ottimo campionato, la società è sana, me ne hanno parlato tutti bene. Vediamo, Bolsena è un'ottima piazza, secondo me almeno la promozione la deve fare perché c'è un bel impianto e ci sono le basi per lavorare. In prima alcune squadre non ci sono più, Polisportiva Falisca, Blera, in seconda Sparite Celleno, Farnese, Real Gradolese, in terza il Sipicciano. Purtroppo l'economia del paese si vede, i problemi si vedono anche nel calcio e è giusto, secondo me, valorizzare il più possibile i giovani che hanno le società, si deve lavorare molto con il settore giovanile e chi non ce l'ha vediamo che fa difficoltà a fare i campionati con le prime squadre. Purtroppo non ci sono più i soldi che c'erano 3-4 anni fa, ma questo qui non è un problema perché bisogna giocare anche per la voglia di giocare a calcio senza pretendere rimborsi chissà quanto alti. Un passetto indietro, insomma, tu da quel punto di vista, benché, ecco, avevi magari motivi per poter pretendere, però sei stato sempre, diciamo... Ah, mi sono accorto subito... Giusto, diciamo discreto, giusto. Sì, mi sono accorto subito, potevo anche sparare, ma mi sono accorto dei soldi che giravano e non ho fatto assolutamente una questione di soldi sia quest'anno che negli anni passati.
Ok, concludiamo, prima l'ho accennato, un pensiero su Mauro Valentini. Viene dall'esperienza negativa di Montefiascone, fermo restando che la professionalità, il suo valore, le sue capacità sono indiscutibili. Tu è stato in passato, se non erro, tuo allenatore. Certo. E felice di lavorare con lui. Guarda, Mauro, cioè, secondo me proprio è sprecato per queste categorie. Secondo me dovrebbe allenare dai professionisti, minimo dalla C in su. È un onore ritrovarlo, sono felicissimo di ritrovarlo, ce l'ho avuto a Piano Scarano, a Soriano, a Canepina, sia come persona che come allenatore è uno dei migliori, non lo devo presentare io. Motivo in più quindi per fare bene, mettersi su di grande impegno. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora di iniziare. Partenza fissata il? 18 agosto. 18 agosto. Allora, e una parolina anche su tuo fratello, che fine fa? Giocherà? Smette? Che fa? Guarda, Manuel c'ha un problemino al ginocchio e deve fare un'operazione adesso, agosto, un menisco. Non è più i problemi di una volta il menisco, cioè lo può superare tranquillamente, poi vediamo, vediamo, qualcosa troverà. Sicuramente, ci auguriamo e a te auguriamo una buona stagione. Grazie. Una buona prosecuzione d'estate. Grazie. Grazie.